febbraio 2018. De fora nevica, tutto bianco, mezzo metro di neve. Questo cotto la pasta, i fusilli. Leggermente un po' troppo al dente. Un altri 2 minuti e poi è cotta. Ci metto l'olio di Silvio. Un po' mi si è buttato perché è nuovo. L'ho appena aperto. L'ultimo litro che ci è rimasto. Grazie Silvio del suo olio, è buonissimo. Adesso fa un buon sughetto con il mais. L'olio e il mais, un tantino di sale. Non c'ho le unghie, devo usare il coltello. Ecco qui, butto tutto dentro. Questo lo lascio per le galline. Questo mais qui, tanto non lo uso quasi mai. Tutto al più un testo sughetto che io oggi che non c'è nient'altro, ovviamente ci metto un casino d'olio a posto. Buonissimo è questo. E lo tappo con il tappeto di prima. A posto. Ci metto il peso dell'olio qui perché oggi fa 3 gradi sotto zero. Ci dovrei mettere le guarnizioni qui intorno perché bocca dentro l'aria fredda è tutto un cavolo che tacco il camin. E chi si disperde l'aria, infissi e vecchi del 1800, cosa devo fare? Tacco il fuoco. Il mio pubblico, te che mi stai a guardare, dirai: ma com'è che sei da solo che vediamo sempre che c'è qualcuno dentro casa tua? E invece non è così. Ci verranno una volta a settimana la gente. Tutto il resto sono sempre da solo. Mi sono voluto casa per i cavoli mia, adesso tribolo la solitudine. Cosa devo fare? Purtroppo è così, eh. Credevo che ci potevo campare una donna, sa la donna mia, che amavo, e invece purtroppo non è stato possibile, ma sarà. Tutto si avvererà, basta volerlo. Basta il cosce. Vi ho vedere il sugo come sono fatto, che questo non è un sugo, è il mais e sall'olio. Il mais fritto con l'olio bruciato farà il sughetto. Cos'è questi pezzi che ho? Vedi che c'è tutti altri pezzettini del bruciato. Guarda che roba, oh. I pezzi di padella bruciata, strappata, sa il coltello. Sbrigata col coltello e niente, mangerò pure quelli. Vedi, la gente è tutta illusa perché se ci viene un fan uomo, finché gli uomini, ok, se ci viene una fan femmina, già dice che c'è una relazione, una storia, invece è tutto falso. Tutto falso. Non c'è da pensare sempre le cose che non stanno né in cielo né in terra, tutte cose false. Un personaggio pubblico che si mette in mostra come me, è normale che la gente, basta che vede una donna dentro casa mia, pensa che io già c'ho una storia. Invece no, non è così. Per fare una storia ci vuole il tempo. Ci vuole il tempo, ci vuole l'amore, ci vuole da stare uniti spesso, per conoscersi, ci vuole il tempo. È una condizione del tempo, non è che una volta, due volte già sei fidanzato, già stai insieme. Eh?
Quindi chi è che ha l'illusione, il cervello che gira in quella maniera sbaglia, perché è una cazzata. Una cazzata grossa un bel po', pensa che basta che si vede una mia fan, che io dopo penso e reputo che può essere pure, cioè può essere un'amicizia, oppure un futuro, non si sa se ci si può stare bene insieme, però bisogna conoscersi. Uno non deve pensare subito, già scopato, già stato insieme, già quella è la ragazza sua, e auguri e figli maschi, invece tutte cazzate. Non bisogna mai giudicare all'apparenza. Mai. Guarda un po'. L'olio e il mais. Guarda, vieni a vedere. Magno un te la padella, magno. Come i ca. Come i maiali. Capito? Appetito Matteo, grazie Matteo, grazie. Adesso dico buon appetito al dottore, al mio dottore, lo sai chi è il mio dottore? Matteo Montesi. Dottore, buon appetito, grazie Matteo, grazie. Guarda, la forchetta anni 60, vi è più vicino, almeno mi vedi meglio. Fortuna che l'olio è buono. Non mi sei... È buona sta pasta invece, va, me l'ho cotta bene. Cotta un po', però è buona. Io non so chi per imparare alla gente a cucinare, perché sono un macello, me ne rendo conto. Però basta a scaldare l'acqua, fa bollire l'acqua, butti giù la pasta, 10 minuti, il tempo di cottura, ci butti il sale, però il sale... Quando cosce l'acqua, quando l'acqua bolle, butti giù il sale, un pugnetto, butti giù dopo la pasta, 10 minuti, fai il scaldi il sughetto come vuoi tu, il mais, l'olio però ce va, l'olio, il mais, oppure l'olio i fagioli, l'olio i ceci, oppure l'olio e il sugo, un po' di sale, a posto, è pronta, non ci vuole lo studio. Duecento grammi circa può bastare per una persona, però se c'hai tanta fame 250 grammi to. Se fatichi in fabbrica, fai 9-10 ore al giorno, dopo 5 ore della mattina vai a casa, te ne serve mezzo chilo. Io per adesso che non fatico in fabbrica ancora, dopo 20 anni che ci ho faticato, non so cosa vuol dire. Adesso che ancora non fatico in fabbrica, me ne basta 200 grammi. Anche per le galline, no? Quando mi manca il coso lì, il mangime, io scaldo la pasta, sa il mais, cucì,
È buona. Ti coscio la pasta e la butto là dell'annesso, mangiare tutto. È buona, l'ho fatta proprio bene. Bravo Matteo, bravo. Sei in gamba. Grazie. Nammi se su olio de... che mi ha dato Silvio, quanto è buono su olio. E na miseria. C'è ingrappo poco questa forchettina anni 60. Perché è stretta, guarda lì. Ostia quanto l'ho fatta buona. Vedi il fuoco scalda, si sciala qui dentro. Vedi, allora chi è che è invidiosi che dice che io sto sempre in compagnia, c'è sempre qualche duo? Non è vero niente, quasi sempre da solo, da per me. Delusioni contro delusioni. Però me devo fare forza mangiando, pregando, mangiando, orat et laborat. La miseria è buona sta pasta. Quanto l'ho fatta bene. Ora un po'. Top. Magna, apri la bocca, no. Se non apri la bocca, come fai? La apro io. Vedi che non era come dicevi te? Pensai che ero sempre in compagnia, Matteo fortunato, Matteo chi, Matteo là, Matteo, una miseria quello, bisogna invidiare. Invece sempre da per me, peggio d'un ca. Quindi una volta per tutte, ti dico a te che mi stai a guardare, non pensate alle cazzate, non pensate
che se ci viene una donna qui dentro già è la fidanzata di Montesi, già Montesi, Montesi si è messo con quella, come? Ha fatto in tempo a lassarsi con quell'altra che l'ha lassato, già si è messo con questa. Tutte cazzate che c'è dentro la testa bagata. Ci vuole un sacco di tempo per conoscere la gente. E poi anche dopo tanto tempo poi trova sempre nuovi comportamenti strani che mai te l'aspettavi prima. Quindi prima di stare con una persona bisogna conoscerla. Bisogna conoscerla, a capire un attimo come ragiona. È tutto, non si può già a vedere a Montesi con una donna vicino già la ragazza sua. Queste sono tutte stronzate, questa è la malattia dell'invidia. A posto, me l'ho finita sta pasta, adesso bevo l'aranciata. Ah. A posto, io sono a posto adesso, ho pranzato. Mi basta la pasta. Quindi chi è che sei illusi? Vedendomi con una fan, con una ragazza che pensavo che diventava un'amica mia, così. Invece manco quello. Tutte cavolate, tutte falsità, tutto inganno. Basta pensare alle cose che non stanno né in cielo né in terra. Una persona bisogna conoscerla, non si finisce mai da conoscere una persona. Quando meno te l'aspetti scopri delle sfaccettature che mai prima ci pensavi e mai te l'aspettavi, una roba del genere, e va tutto a puttane. Quindi non pensate più se c'ho una fan, chiamo una fan e mi viene a trovare, quella è la ragazza di Matteo, quella no, oh, auguri ai figli maschi, perché non si può fare i figli femmine, non si può fare femmine in questo mondo. Io ho fatto un maschio, ringrazio a Dio. Adesso arriva ora che fa una femmina. Una figlia femmina. Con una donna che mi ama, mi rispetta e mi accetta per quello che so. Ovviamente bisogna conoscersi. Tutto lì. A posto. Da qui è tutto. Alla prossima trattoria dal nipote del mammo, che sarei io. Ciao, grazie.